questo modo. Ok. Buon pomeriggio, innanzitutto grazie della ospitalità, sono contentissimo, ciao Serena, di venire a Cecina e le suggestioni già di partenza sono innumerevoli e il punto di aggancio della riflessione può essere su più livelli. Voglio fare una riflessione più di livello generale, se mi permettete anche di livello politico, anche perché dobbiamo stare tutti con gli occhi ben aperti su quello che sta effettivamente accadendo, provare a capire insieme con il contributo dialettico di tutti come si è modificato anche il sistema globale, la geopolitica internazionale, per non rimanere attardati a schemi di pensiero a cui siamo abituati, di lettura del mondo è veramente molto, molto accelerata negli ultimi mesi e negli ultimi anni. Il primo aspetto che mi viene in testa, poi vengo anche alle questioni di ANCI, vengo anche alle questioni più locali e regionali, è che all'alba della guerra in Ucraina, con l'invasione della Russia, il più grande amministratore delegato del Refik, della BlackRock, che gestisce circa 10.000 miliardi di dollari di fondi, disse che la globalizzazione è finita. Questo è un tema su cui bisogna riflettere. Se la finanza mondiale ci dice che il mondo non è più globalizzato, questo ha un significato pregnante su cui bisogna riattestare anche il nostro modo di vedere le relazioni internazionali. Mi ricordo, ero partecipe in un certo qual modo anche in un certo protagonismo locale al percorso già portato alla riflessione critica sulla globalizzazione del fine secolo. Adesso il mondo finanziario ci dice ma che cos'è? Dall'altro lato c'è un'altra questione molto rilevante. I grandi studi internazionali con a capo, l'abbiamo ospitato più volte, in Regione Toscana, con da noi al comune di Scandicce e non solo, ci dice la questione climatica porterà 3 miliardi e mezzo di persone a spostarsi. Adesso siamo sotto 100 milioni di persone, sono un numero incredibile. Il percepito di questa cosa è molto più basso, quasi irrilevante rispetto al dramma che questo potrà accadere. 3 miliardi e mezzo di persone significa che sarà uno sconvolgimento globale, su scala mondiale. Cioè, ci saranno territori che in questo momento sono abitati a 3 miliardi e mezzo di persone e saranno inabitabili se le cose vanno avanti in questo modo. Lo dice e lo dimostra con i numeri Stefano Mancuso. Stamani mattina ho assistito quasi da giudice di linea con il ditino sopra la rete di Sosa Monterpi di Wimbledon a uno scambio davvero molto interessante, impensabile rispetto alle nostre criteri di lettura del mondo soltanto qualche anno fa, tra una grandissima azienda, io ho la fortuna di vivere, di fare l'amministratore in un comune maturo dal punto di vista imprenditoriale, molto maturo dal punto di vista di una grandissima azienda, chiedeva a COP, letteralmente a COP, di piantargli 1 milione di alberi. Claro, cioè, questo è il quadro in cui stiamo viaggiando. Cioè, questo per, semplicemente ho dato 3 flash molto generici, non hanno nessuna attenzione di dire nulla di preciso, che noi dobbiamo adeguare il nostro linguaggio. Quando intendo noi operatori, cooperatori e amministratori, cioè non ricadere naturalmente in schemi di pensiero su cui naturalmente ci siamo formati, ci siamo anche formati a operare e anche a fare dei bandi e a lavorare sui territori. Questo è il primo dato su cui sarebbe utile, siamo a Serena, sta facendo un lavoro davvero egregio, fatemelo dire, al di là del rapporto personale di stima e di affetto che mi lega, però abbiamo vissuto anni bui, questo ce lo dobbiamo dire, anni diciamo non chiarissimi, via, sulla cooperazione. Un po' perché il tema nazionale, insomma, sembrava che l'arrivo di qualche centinaio di migranti a Lampedusa fosse la causa della quarta guerra mondiale. Una edulcorazione quasi vergognosa della vicenda che sottaceva tante altre miserie della nostra società.
cioè sono diventati paradigma per cui si stava da una parte e dall'altra, con il impoverimento generale della questione politica in quanto tale. Da quando è arrivata Serena alla nuova legislatura si è percepito esattamente un nuovo slancio di riflessione sulla questione della cooperazione, e parte da due presupposti importanti sui quali come ANCI ci stiamo in qualche modo adeguando, lavorando e sostenendo. Da un lato la valorizzazione delle esperienze locali, perché a fronte di un iperglobalismo e di questioni stanno molto al di sopra delle nostre capacità e delle nostre possibilità intellettuali e materiali, esiste un valore che è molto più decisivo paradossalmente rispetto a qualche anno fa, della cooperazione a livello locale, cioè l'esperienza locale che sembra a volte microscopica, ma è molto più significativa e molto più trasformativa rispetto alle grandi questioni. Bisogna tenerle insieme queste cose. E la valorizzazione che Serena sta facendo, in qualche modo anche la città metropolitana di Firenze, sono anche lì consigliere delegato per la cooperazione internazionale, stiamo cominciando a fare, e di cominciare a fare un censimento a valorizzare queste esperienze, alle questioni anche di rilevanza internazionale che la regione toscana deve recuperare una riflessione nuova, non deve avere la sospensione nostalgica di quello che è successo 20 anni fa e negli anni successivi a San Rossore, ad esempio. Però la regione toscana è una regione piccola, è una regione in un paese, dobbiamo dirselo, che comincia a essere una periferia dell'agone politico internazionale, se non si dà una dimensione politica e non solo tecnica della gestione del proprio destino. Questo è un po' una questione, e l'Europa comincia anche a misurare una fatica generale nella competizione internazionale tra i vari sistemi mondo. Però la Toscana ha una straordinarietà, no? una regione a 3.700.000 abitanti che ha un valore evocativo mondiale. Cioè la Toscana, Firenze, la nostra costa, le nostre città, il nostro valore l'abbiamo saputo costruire nei secoli con la nostra cultura, con i nostri diritti, la nostra rete sociale e demografica, può davvero essere capofila al mondo. Ci sono innumerevoli esempi che non sto qui a dare. E quindi abbiamo anche il compito, questo è l'invito che voglio rifare a Serena, ci sono stati 2 anni in cui ci hanno visti impegnati tutti, con amministratori locali e amministratori regionali su altri versanti veramente molto impegnativi, a ricostruire un argomento, un momento anche di riflessione profonda, su cui anche avere l'ambizione di avere un livello internazionale di interlocuzione. Questo è un tema forte. Io sto guardando con estremo interesse a quello che sta succedendo in Sud America in questi ultimi mesi. 7 delle più grandi, speriamo 7, via, delle più grandi nazioni del Sud America, dove vivono milioni e milioni di persone, hanno affrontato e stanno affrontando la trasformazione con governi democratici e progressisti. Quello che fa più uno più fatica il mondo europeo ad avere, basti pensare al 2019 per uscire, abbiamo vinto abbiamo sconfitto i sovranisti. Ma siamo in una fase di grande evoluzione, un tema, quello della cooperazione, che deve tenere insieme le esperienze locali alle grandi visioni di carattere internazionale. Vengo alla risposta con questa enorme premessa. Noi ci siamo, lo si fa sui progetti, non si fa soltanto sui dibattiti e quindi sulla predisposizione di risorse di carattere economico. Cioè ci si riflette prima quali siano gli obiettivi da perseguire, le modalità che devono essere aggiornate, gli attori. Cioè non dobbiamo pensare di escludere un pezzo di mondo dalla volontà di cooperazione. Ci sta chiedendo anche il mondo della produzione, lo dico un po' anche dal territorio a cui vengo, una responsabilizzazione generale, non fosse altro per questioni di carattere di mera certificazione economica. Ma questo è un tema che non possiamo eludere, non possiamo pensare che non esiste la certificazione ambientale di grandi aziende che ci sono della logistica o della produzione sui nostri territori. Se noi non, come amministratori, dimentichiamo che questo non è un aspetto centrale, noi lo lasciamo ad altri governi di questi problemi, non a noi. Non è che noi, problemi non si governano in questo modo,
cioè le fanno anche il potere e l'organizzazione, le risposte le danno altri soggetti che non sono i soggetti, soggetti pubblici. Quindi dobbiamo tenere insieme gli elementi tradizionali, quelli dell'estensione dei diritti, della pace, della cooperazione, dell'emancipazione sui diritti fondamentali. Noi abbiamo un grande progetto Seneca, dove noi siamo arrivati lì pensando di poter portare l'acqua e l'agricoltura, e le donne ci hanno chiesto il medio perché muoiono ancora di parto. Quindi mai si riesce a capire fino in fondo quali sono le reali esigenze delle persone, particolarmente nelle zone fragili e povere del mondo. Dobbiamo avere questo elemento, ma anche un elemento del sostegno economico. Un sostegno economico può arrivare da più parti, non soltanto dai fondi diretti nostri, metropolitani e regionali, ma anche la capacità di fare squadra, di fare sintesi, per andare a prendere fondi di livello europeo e di livello nazionale. Questo è un altro tema molto forte. Quindi dobbiamo tenere insieme questi aspetti locali, l'estensione dei diritti, la transizione e la trasformazione del mondo è in piena accelerazione, fare una riflessione anche sugli attori e sugli obiettivi e, per quanto possibile, per quanto ci rimane ancora di lavoro, se la pandemia e le emergenze che abbiamo vissuto in questa, per noi tanti sindaci toscani, seconda legislatura un po' speciale, ecco, il prossimo anno e mezzo, io direi 2 anni scarsi, insomma, di legislatura che ci mancano, mi dedicherei a questi aspetti. Grazie.